Ciao a tutti e bentornati nel canale YouTube Il Giardino. Io sono Giulia e lì dietro abbiamo Diego e insieme appunto in questo canale ci occupiamo di salute e benessere, di alimentazione, di sostenibilità e di buone pratiche di vita. Mi vedete con un bel coltellazzo in mano, non perché devo fare male a qualcuno, ma perché siamo a fine marzo e questo è l'inizio della primavera, è la stagione di esplosione veramente di tutte le erbe spontanee. Noi da circa un anno ne abbiamo imparate alcune e quindi abbiamo pensato di fare una serie di video in cui condividiamo con voi alcune di queste conoscenze che abbiamo appreso, le rimettiamo un po' in circolo. Quindi in questi video raccoglieremo insieme volta per volta un'erba spontanea, capiremo come è fatta, quindi come riconoscerla, come raccoglierla, come utilizzarla in cucina e anche qualche curiosità su questa erba, insomma. Allora, oggi siamo nel nostro terreno, noi abbiamo appunto questo bel terreno in cui ci sono tantissime erbe spontanee. Partiamo da un'erba che quando è fiorita sicuramente la riconoscete tutti, però quando non è fiorita bisogna imparare a riconoscerla e vedremo come. Andiamo giù che vi facciamo vedere di cosa stiamo parlando. Diego, seguimi. Zona in cui nel nostro terreno si concentra molto questa erba, perché poi ogni erba non è che è ovunque, ha le sue zone preferite, quindi questa erba la troviamo soprattutto in questa zona di falò, diciamo. E stiamo parlando, vieni Diego, fai una bella inquadratura a questo fiore. Lo riconoscete? Questo è il fiore della calendula. Molto conosciuta, però appunto da riconoscere quando non ha il fiore non è così banale. Di solito siamo abituati a vedere la calendula, quella coltivata, che ha un fiore più grosso, questa è grande come una margherita per capirci. La calendula, quella classica che viene coltivata, è grande così e ha questo fiore proprio di un arancione sgargiante. Questo è un arancione più giallo, se vogliamo, più dorato e il fiore appunto assomiglia un po' a una margherita. Allora, vediamo se ne trovo uno un po' più grande da farvi vedere. Vedete, qua ce ne sono diverse. Crescono qui. Vedi, Diego, vieni pure. Sono qui. Allora, prendiamo questa. Allora, io ve la raccolgo. Per raccoglierla, io appunto mi sono portata un coltello. Possiamo anche non raccogliere la radice, perché è l'unica parte di questa pianta che non è commestibile. Si può usare per delle preparazioni erboristiche, però se intendiamo mangiarla possiamo anche lasciarla così che ributti. Quindi io ho semplicemente tagliato col coltello alla base, lasciando la radice. Allora, dimmi un po' Diego se si vede bene anche con la luce, come è fatta questa pianta. Sì. Si vede, ok. Allora, vediamo le caratteristiche. La calendula è un'erba annuale, quindi ricresce annualmente, dal mare fino ai 1000 metri di altezza circa. Si trova facilmente in tutta Italia, quindi è molto comune trovarla spontanea. Si chiama calendula selvatica o calendula arvensis. E quali caratteristiche ha? Certamente ha questo bel fiore riconoscibile, come dicevo, di questo colore arancione dorato. E il fiore fiorisce generalmente da settembre fino a maggio, però in determinati climi, soprattutto se particolarmente miti, la calendula può ributtare il fiore in realtà ogni mese, può fare una fioritura mensile. E proprio da questo deriva il suo nome calendula, che viene dal latino calende. Le calende erano i primi giorni del mese nel calendario romano. E questo nome si riferisce proprio al fatto che la calendula può fare una fioritura mensile. Eccola qui, nei climi particolarmente miti. Un altro nome con cui era nota in passato, sia i greci sia i latini, usavano chiamarla solsepium, che significa seguace del sole. Perché? Non so se ci avete mai fatto caso, perché la calendula apre il proprio fiore all'alba e lo chiude poco prima del tramonto. Proprio per questa sua caratteristica ha sempre accompagnato un po' la vita e le attività quotidiane dei contadini in passato, che la chiamavano orologio del contadino, proprio perché indicava il sorgere e il calare del sole.
Un altro nome con cui era nota presso i contadini era barometro del contadino. Perché? Perché ha questa caratteristica il fiore di chiudersi poco prima dell'arrivo del brutto tempo. Quindi era proprio un segnale meteorologico per i contadini praticamente. Spostiamoci di qua. Poi questo è il fiore appunto. Per quanto riguarda invece, io mi appoggio così riesco a farvi vedere anche più comoda. Vi voglio far vedere come possiamo riconoscerla quando non è fiorita, perché ovviamente le foglie le possiamo mangiare anche quando non è fiorita. Vieni pure, Diego, che facciamo vedere le foglie. Le foglie sono l'altro tratto distintivo, caratteristico della calendula. Io spero che col sole le vediate bene. Hanno questa forma lanceolata, hanno questo colore caratteristico, verde spento, quasi cinereo, no? A me ricorda un po' il colore della salvia. E le foglie sono pelosette, ricoperte da una piccola peluria. L'altra caratteristica è che se le toccate hanno una consistenza cerosa, quasi vischiosa, e sono intensamente aromatiche. Facciano usare anche a Diego. Confermi? Sì, molto. Fanno un aroma molto molto particolare, proprio caratteristico. E questo è l'altro tratto che ci permette di identificare con sicurezza la calendula. È molto molto particolare questo odore. E proprio per questo suo aroma intenso, quando la mangiamo, soprattutto se cruda, non ne aggiungiamo troppa, proprio perché troppa potrebbe essere un po' impegnativo il sapore. Però è molto aromatica. E basta, quindi queste sono un po' le caratteristiche estetiche, diciamo così, di questo fiore. Volevo darvi anche qualche altra informazione, qualche altra curiosità. Allora, gli usi culinari ve li facciamo vedere stasera direttamente in cucina, ne raccogliamo un po' e vi portiamo in cucina con noi mentre cuciniamo, vi raccontiamo come la utilizziamo, come si può utilizzare. Ma l'uso in cucina non è l'unico utilizzo possibile della calendula, perché la calendula infatti fin dall'antichità era nota come aspirina naturale. Perché? Perché è sempre stata super utilizzata in ambito medico, nella medicina popolare, in ambito erboristico, in ambito omeopatico. Perché è piena di proprietà. Ne ha veramente una sfilza che io non me le ricordo neanche tutte, magari ve le scrivo mentre parlo, ve le faccio comparire nel video se vi interessa. Oggi vorrei focalizzarmi su alcune, su quelle che insomma mi sono sembrate più interessanti, più anche di uso pratico e comune. Allora, la calendula sicuramente è ottima soprattutto nel caso di problematiche legate al ciclo mestruale, dolori, ma anche affezioni delle vie genitali. La calendula è molto utilizzata. È molto utilizzata anche per favorire la digestione, quindi è ottima in tutti i casi di difficoltà, diciamo, dell'apparato digerente, quindi coliti, ulcere, gastriti. Un altro utilizzo molto frequente è nel caso di sindromi influenzali con tosse e raffreddore. Possiamo fare dei suffumigi con la calendula, quindi i classici fumi con appunto i fiori di calendula, le piante di calendula. Un altro uso che forse conoscerete perché forse è quello più diffuso, la calendula è molto utilizzata nella preparazione di creme, di oli essenziali, idratanti, eccetera. Perché? Perché ha proprio delle proprietà idratanti, lenitive ed emollienti, quindi si usa proprio nelle creme. È adattissima anche ai bambini, quindi non so, in caso di irritazioni da pannolino è molto adatta, molto delicata. E va bene in generale per la pelle, appunto è molto adatta alla pelle. La cosa bella è che la possiamo usare per la nostra pelle anche così. Noi prendiamo i fiori, i petali, li tritiamo finemente, li applichiamo sulla zona infiammata e dovremmo trovare sollievo. Quindi la possiamo usare, è già pronta da usare, no? Praticamente. Quindi questi sono un pochino gli usi anche abbastanza comuni che avevo piacere di condividere con voi, ma come già detto, vi lascio un elenco completo di tutte le proprietà e gli usi a livello, diciamo così, di medicina popolare che può avere questa pianta. E, cos'altro dirvi? Basta, della cucina parliamo stasera e magari raccogliamo a questo punto un po' di calendule insieme che poi andremo a preparare stasera. Vieni Diego, così vi facciamo vedere anche un po' questo bel luogo. Allora, qua ne abbiamo un pochino, vedete? Quindi io ne raccolgo ancora un po'. Dopo potete trovarla più o meno grossa, queste sono piccoline, ma adesso vi porto in una zona in cui c'è una calendula, la calendula più grande della storia, e ne raccogliamo un po' anche lì. Ovviamente queste piccoline sono molto adatte da fare crude, no? Perché sono più tenere. Dopo se invece vogliamo cuocerle si può anche prendere una calendula più grande, vedete?
Allora, proviamo ad andare dove c'era quella mega calendula. Vediamo se ce la facciamo, perché qua è un po' sceso. Allora, ah, qua ce n'è tanta, guarda. Qui è un po' sceso, si fa un po' fatica, ma ce la facciamo. Allora, guardate un po'. Qui siamo pieni di calendula, guarda Diego, inquadra pure lì. Che non è questo giallo, questa è un'altra pianta commestibile, il tarassaco, ma a noi interessa quella lì, arancione. Allora, dove è andata quella? Eccola qua, quella enorme. Dopo un po' l'ho già raccolta, quindi... Però guardate che gambo che ha. Guardate che roba. Ve lo faccio vedere rispetto alla mia mano. Cioè, è enorme. È una calendula enorme. E ne prendiamo un'altra. Così. Un'ultima e poi siamo a posto, perché come dicevo ne mettiamo poca, perché è molto aromatica, dopo dà fastidio troppa. E questa è sufficiente. Facciamo vedere il nostro bottino. Io mentre la raccolgo, fra l'altro, adesso questa era pulita, però se magari c'è una foglia un po' rovinata che non mangerete, tipo questa, io la pulisco già, così poi quando arrivo a casa mi sono messa avanti. Quindi basta. Ci vediamo stasera in cucina per vedere come utilizzarla. Ciao! Eccoci, bentornati. È la sera stessa, siamo in cucina con la nostra calendula che abbiamo raccolto oggi insieme e che andiamo a vedere come possiamo preparare. Allora, premessa fondamentale. Noi siamo pro cibo crudo. Più che si può mangiare il cibo nel suo stato integrale, senza cuocerlo. Perché? Perché il cibo crudo è un cibo vivo che preserva intatte tutte le sue qualità nutritive e quindi quando possiamo mangiare un alimento crudo a noi piace mangiarlo crudo. È il caso di tante erbe spontanee, fra cui anche la calendula, che si può mangiare appunto cruda in ogni sua parte, esclusa la radice che non è commestibile, quindi infatti non l'abbiamo neanche raccolta, però possiamo mangiarne le foglie, possiamo mangiarne il gambo e i fiori con i petali. La modalità più semplice, che è quella che facciamo noi di solito, è prepararli, aggiungerli crudi, da crudi nelle nostre insalate, quindi sciacquarle, pulirle, tritarle finemente per poi aggiungerle, infatti ce l'abbiamo qui, in una bella insalata. E noi faremo proprio così. E poi però nel frattempo vi racconto anche qualche altro possibile uso, ma vediamo come pulirle. Allora, questa è una calendula, quella macro, che avevamo visto prima, quindi secondo me si può mangiare, è un po' duro questo gambo, però io lo metterei, proviamo a metterlo, dai. Se voi le cose un po' coriacee non piacciono, potete magari togliere le parti più dure, ma noi ci piace masticare. Qui non è che c'è molto da pulire, perché se vi ricordate ho pulito prima mentre raccoglievo, vedete non c'è praticamente niente da togliere, non abbiamo la radice, qua si mangia tutto. Togliamo giusto qualche fogliolina un po' più brutta, se c'è, ed è già fatta, non è che ci è voluto molto. La sciacquiamo con l'acqua. Molto semplice. E la andiamo a tagliare più fina che possiamo, perché appunto in generale le erbe amare, anche i fiori, vedete? Le erbe spontanee hanno un sapore di solito bello forte, bello intenso. Soprattutto la calendula, ve l'ho detto, no? Che le foglie hanno proprio un aroma molto particolare, molto forte. Quindi noi preferiamo tagliarle finemente perché così, insomma, si distribuisce meglio, ecco, non ci becchiamo il boccone col fogliolone intero, ma è tutto più amalgamato con gli altri ingredienti. Quindi la tagliamo fina fina e la andiamo ad aggiungere in questo caso un'insalatona mista con insalata, carota, sedano, questa polverina marrone che vedete sono semi di lino macinati, ci abbiamo messo la mela, a noi piace molto aggiungere la mela nelle insalate perché dà quel tocco un po' più dolcino e soprattutto con le erbe spontanee sta molto bene, ma potete mettere tutto quello che volete. Eccola qui. Dopodiché potete condire con i vostri condimenti preferiti. Noi ad esempio aggiungiamo non il sale ma l'olio a crudo, un filo d'olio extravergine d'oliva e un po' di succo di limone che ci piace sempre, io l'ho già aggiunto e quindi è già a posto. Ci mettiamo l'olio, che invece manca, un filo d'olio e mescoliamo. Ecco qui.
ed è pronta la nostra insalata, non è che ci è voluto tanto. Mescoliamo il tutto, vedrete che queste erbe spontanee danno veramente un tocco in più alle insalate. Poi a noi piace aggiungerne di tanto tipo, quindi qua non abbiamo solo la calendula, ne abbiamo aggiunte anche altre che poi descriveremo magari nei prossimi video. E ci piace proprio fare un purpurì di verdurine raccolte da noi, ecco. E fine, ecco la nostra bellissima insalata che fra un po' ci andiamo a mangiare, sarà molto buona, penso. Però, al di là dell'insalata, come altro possiamo utilizzare la calendula in cucina? Vi voglio dare qualche altra informazione. Allora, possiamo cuocerla naturalmente, in maniera semplice, anche in un filo d'acqua, oppure aggiungerla a qualsiasi preparazione, che siano minestre, zuppe, risotti, panini, frittate, tutto quello che vi viene in mente. La cosa curiosa è come possiamo utilizzare i fiori, i boccioli. I boccioli possono essere messi nei sottoli, quindi fatti sott'olio, oppure nei sottaceti come sostituto dei capperi. Perché? Perché hanno un sapore leggermente amarognolo e salatino, quindi vanno proprio bene come sostituto dei capperi nei sottaceti. Oppure li possiamo pastellare e fare fritti, oppure ancora sempre i fiori, soprattutto in passato dai contadini, che non è che avevano tutta questa disponibilità economica, usavano tritare finemente i fiori della calendula, i petali della calendula, oppure in alternativa essiccarli e ridurli in polvere. Con questo preparato andavano poi a colorare i loro piatti e lo chiamavano lo zafferano dei poveri, proprio perché era molto più economico rispetto allo zafferano, che era invece più pregiato, no? Quindi anche oggi, se vogliamo provare, possiamo tritare finemente, sminuzzare finemente i petali della calendula e aggiungerli al nostro risotto, a qualsiasi cosa che vogliamo un po' colorare. È chiaro che il sapore non è quello dello zafferano, però creiamo un effetto visivo molto simile. Altre cose che si possono fare con la calendula? Mi sembra basta. Ah sì, volendo, sempre i fiori, però questa è una cosa molto particolare che io non ho provato in prima persona. Se volete potete provare a ricercare anche un po' su internet. Si può usare per aromatizzare l'aceto, oppure si possono fare dei canditi, però ripeto, io su questo non sono molto ferrata, quindi non vi dico di più. E direi basta. Noi andiamo ad apparecchiare, a cenare con la nostra bella insalatona. E niente, vi ricordiamo che se questo video vi è piaciuto potete mettere mi piace, potete commentare, potete iscrivervi al canale per seguire i nostri nuovi contenuti. E in descrizione trovate anche il link alla nostra pagina Facebook per andare a vedere un po' chi siamo, cosa facciamo e il nostro stile di vita. Vi lasciamo con questa bella visuale e alla prossima. Ciao! Ciao! Qua è un po' esteso. Oh, aiuto. Mi ha arpionato una spina. Mi salvi, Diego? Aiuto! Ah. Ecco. Ah, perché qua se non ha le spine non cresce. Siete ancora lì? Non siete scappati? No, perché mi sono scordata un pezzo. Stamattina mi sono scordata di farvi il quiz sulla calendula. Voi vedete la calendula con questo colore sgargiante, acceso, solare, no? Arancione, giallo. Ma sapete cosa rappresenta la calendula nel linguaggio dei fiori? Provate a dire. Diego, lo sai? No. No? Rappresenta, chissà se avete indovinato, provate a fare pausa e a scriverlo nei commenti, intanto vediamo se indovinate. Comunque ve lo dico, rappresenta il dolore, il dispiacere e le pene d'amore. Perché? Perché c'è questa storia per cui Afrodite, la dea della bellezza, avrebbe perso il suo amato Adone e quindi avrebbe versato tante lacrime, e queste lacrime, una volta raggiunta la terra, si sarebbero trasformate in calendule. Questa storia c'è in mille versioni, la calendula e quell'altro fiore, insomma, dalle lacrime di Afrodite sono nati un sacco di fiori, secondo queste leggende. Però è carino anche vedere
che storie ci sono, che leggende ci sono dietro a tutti questi fiori. A me incuriosisce sempre tanto, quindi ho fatto questo piccolo pezzettino finale perché mi ero scordata, ma ci tenevo a dirvelo. Adesso ciao veramente. Ciao. Ciao, ciao, ciao.